Io cerco di lavorare sulla pil emozionale dei prodotti e quindi di creare degli oggetti che comunicano direttamente col pubblico. Cerco di non parlare tanto allo specifico del design quanto di rapportarmi con un pubblico il più ampio possibile, perché penso che il nostro contesto, come il programma televisivo, abbia bisogno, sia misurabile sull'audience, specialmente se ci misuriamo in un contesto legato all'industrial design, dove spesso ci sono grandi investimenti dietro ai prodotti, e allora è molto importante anche per la logica stessa dell'azienda che un prodotto industriale poi abbia un determinato ritorno economico. Diciamo che il design, soprattutto negli ultimi anni, è entrato in maniera sempre più approfondita nel campo dei consumi e degli oggetti domestici, per cui se consideriamo per esempio un ambiente come il bagno, negli ultimi 10 anni è stato rivoluzionato proprio dall'ingresso e dal rapporto che c'è stato con il contesto del design. Io ho cercato anche di lavorare su tipologie inedite, fra tutti uno dei miei primi oggetti è stato il merdolino, che ha riscoperto una tipologia del tutto desueta, però nel campo della cucina credo di aver ormai lavorato su tutti gli utensili che riusciamo ad individuare relativi proprio al lavoro e ai tool professionali con cui operiamo all'interno della cucina. It doesn't matter what you...